a tutti, perché presento oggi la mia ricerca che ho scritto dopo la tesi di laurea. Il relatore è stato Luca, che tra l'altro è stato di grande aiuto. La rivelazione di indicazioni del taxon dossier. Come sapete, internet è la rete di telecomunicazioni più grande di cui al mondo, e la quantità di servizi offerti e il numero di dispositivi connessi è in continuo aumento. Ecco che allora garantire la fragilità è un aspetto chiave della condizione della fornitura dei servizi. Gli attacchi sullo DOS minano il terreno del sistema, in particolare il numero di connessioni messe a disposizione da un server, impedendo quindi di erogare il servizio per cui è stato progettato. Cosa mi ha spinto a affrontare questi argomenti? Gli attacchi DOS rappresentano sempre più una minaccia a sicurezza. Ce n'è stato appunto uno in questi giorni che ha messo in crisi Nord America. Sono cresciuti appunto molto come quantità e come volumi per singolo attacco. Tuttavia si sono evoluti anche come modalità, rendendo le tecniche di indicazione tradizionali, che utilizzate per DDoS, inadeguate contro gli DDoS. Ecco che allora serve sviluppare nuovi sistemi di difesa efficaci contro queste nuove modalità. Vediamo brevemente le differenze tra DDoS tradizionali e gli DDoS. DDoS, come penso sappiate, sono un tipo distribuito, quindi vengono lanciati da diverse macchine che inondano il bersaglio della vittima con attacchi di tipo volumetrico, quindi con grande volume di traffico sovraccaricando la sua rete. E per essere lanciati, i DDoS tradizionali richiedono molte risorse, sono stati ampiamente adattati e soprattutto risultano facilmente individuabili. Gli slow DOS, viceversa, non sono attacchi volumetrici, sono attacchi tipo server che vanno a storpiare il funzionamento dei protocolli coinvolti, in particolare andando a installare o connessioni parziali oppure tenendo in piedi connessioni con un rete molto ridotto. Sono forti con risorse minime, via per le simulazioni utilizzate in Raspberry, che possono essere lanciate in un'altra, e sono difficilmente rilevabili. Di tipologie esistono differenti, io in questa ricerca mi sono focalizzato su queste tre, che sono Sinclute, Zero-Lore, Zero-D, e sono le più integrate e le più diffuse per gli attacchi. Sinclute ha caratteristiche comuni sia agli DDoS che agli SDoS. Lavora a livello di TCP, instaura parzialmente la connessione TCP, evitando di completare il provider shape, quindi non inviando l'atto finale. Installando molte connessioni di questo tipo, il numero di connection con il server si esaurirà. A quel punto non potrà più accettare richieste legittime da utenti leciti. Zero-Lore e Zero-Lore invece lavorano a livello applicativo. Zero-Lore in particolare ha un tipo di attacco tipo Slow-E, per cui il leader HTTP viene inviato ma non completato. Anche in questo caso il server vittima resta in attesa del completamento e si vede piano piano sapere il numero di connessioni che ha disponibile. Rudy viceversa è un attacco slow post in cui l'attaccante invia il body del messaggio a un rete molto ridotto, tenendo appunto in piedi connessioni con un comportamento non lecito. Per quanto riguarda le soluzioni esistenti, abbiamo detto che gli studi e i meccanismi di difesa utilizzati per i DDoS tradizionali sono efficaci contro i DDoS, basandosi su principi di funzionamento completamente differenti. Dalle ricerche che ho effettuato, ho individuato come alcuni trattati più recenti e specifici si focalizzano solo su alcuni aspetti del problema, ad esempio studiando solo le latenze, tralasciando un parametro che descriverò breve, molto importante, che è il root. Quindi fornendo soluzioni che non sono complete a 360 gradi. In ogni caso sono presenti solo soluzioni e ricerche teoriche, infatti non ho individuato soluzioni effettivamente implementate. Per quanto riguarda la mia implementazione, chiaramente il primo passo è stato lo studio del fenomeno, individuando i protocolli che sono TCP, HTTP, essendo i web server le principali vittime degli attacchi sullo DOS, ed SSL, dato che è un protocollo che è vulnerabile a questo tipo di attacchi e dato un numero sempre più crescente di connessioni crittografate. I parametri chiave da analizzare sono il bootput relativo e i tunnel. Il bootput relativo mi indica il bootput in relazione al throughput, ovvero mi dà una chiara indicazione della quantità effettiva di payload applicativo trasportato. Quindi è il bootput in relazione alla banda a disposizione. Mentre i tunnel importanti sono i tempi per completare il provider shape,
i tempi per completare l'invio dell'iter HTTP, per completare il shaker dell'SSL e i tempi che intercorrono tra la ricezione di un pacchetto successivo all'interno dello stesso flusso. Per la mia soluzione io ho utilizzato come base il TopNG, che penso che abbiamo già un po' descritto in precedenza. TopNG è un analizzatore di flussi con tools dotato appunto di interfaccia web per la visualizzazione del traffico di rete.